Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. Saluto ovviamente chi è qui con me e chi è collegato. E oggi facciamo questa conferenza stampa per rappresentare l'edizione 2024 del progetto Ci sto a fare fatica. Questo progetto, sostenuto dalla Regione Marche nell'ambito delle politiche giovanili in collaborazione con il CSV Marche, è un progetto che ha riscontrato appunto negli anni un discreto successo. Infatti, come potete vedere, qui c'è il frutto, diciamo, del lavoro dei nostri ragazzi marchigiani. È un progetto, come è stato comunque già spiegato anche nelle edizioni precedenti, che vede proprio il coinvolgimento attivo dei nostri ragazzi. Quest'anno abbiamo ampliato la platea perché abbiamo abbassato appunto l'età a 14 anni, quindi lo scorso anno era, gli altri anni insomma erano da 16 anni in su, e quest'anno invece adeguandoci appunto alla normativa nazionale abbiamo appunto portato quindi a 14 anni, pertanto questo consentirà anche una maggiore partecipazione insomma dei giovani che sono direttamente coinvolti dalle politiche giovanili. Ecco, l'obiettivo di questo progetto è ovviamente l'obiettivo di coinvolgere i giovani attraverso la cosiddetta cittadinanza attiva, quindi il fatto di far sì che siano loro stessi a prendersi cura del bene comune, quindi attraverso la loro fatica, tra virgolette, una fatica che comunque viene ricompensata con dei buoni fatica che poi possono essere ovviamente spesi da questi ragazzi nell'ambito ovviamente di quelle che sono diciamo le loro attività e le loro prerogative. Quindi è un modo per far sì che loro abbiano cura del bene comune, di valorizzarlo, perché questo è un aspetto diciamo significativo, importante, che in realtà li fa crescere e quindi li responsabilizza anche verso quello che è comunque ciò che appartiene alla collettività e alla cittadinanza. E poi penso che siano comunque, come dire, molto anche felici quando poi vedono il frutto del loro lavoro, quindi penso che si sentano anche soddisfatti, e quindi questo poi penso che li aiuti anche insomma nel futuro. Ecco, la Regione Marche negli anni ha sostenuto questo progetto e lo sostiene, lo continua a sostenere appunto convintamente, perché credo che sia uno dei progetti più importanti che sono stati portati avanti, grazie ovviamente comunque ecco alla CSV che coordina tutte queste attività e che per noi è un supporto importante anche in altre attività, e che vede quindi un importante coinvolgimento quindi dei comuni sicuramente, ma anche quest'anno sicuramente anche delle scuole. Quindi cerchiamo ogni anno insomma di migliorarlo, di perfezionarlo affinché possa raggiungere un'importante platea. Ecco, io non aggiungo altro, perché poi sicuramente insomma ecco Simone Bucchi che è qui accanto a me entrerà più nel dettaglio di questa edizione 2024 di Ci sto a fare fatica. Grazie. Grazie. Grazie Chiara, grazie Assessora. Sì, io non entrerò nemmeno io nel dettaglio perché ci sono Eleonora e Chiara che stanno, no, ultimamente, poi negli ultimi mesi, molto programmando, no, tutte le attività che si devono fare, quindi ce le raccontano un po' loro. Volevo soltanto ringraziare il coinvolgimento attivo che avete avuto in questo progetto perché è stato programmato 3 anni fa e ci siamo convenzionati, abbiamo fatto già 2 anni di attività, però l'innovazione che avete portato sull'abbassamento dell'età ci fa capire due cose. Da una parte la nostra attenzione verso capire il bisogno, no? Abbiamo visto sui territori e ce l'hanno detto i comuni, ce l'hanno detto le scuole con cui siamo in contatto, che l'età giusta per compiere queste attività di civismo attivo, mi viene da dire, si è abbassata. E così dalla nostra richiesta alla Regione è emerso una risposta positiva e un atto concreto, no? Sì.
E dici sempre no, di essere concreta, sì. E abbiamo abbassato da 16 a 14. Questo ci consente di avere più platea di destinatari, di avere persone più adeguate forse a ricevere questo servizio ed è proprio la cosa giusta a fare, per cui il ringraziamento andava verso questo. È il terzo anno del triennio, quindi siamo già nella fase in cui cominciamo a pensare al futuro, no? Abbiamo già un appuntamento per maggio, che poi magari Ilaria, se ci aiuti, ci dici quando lo faremo e come. 16 maggio, vedi, tutte sanno tutto, tranne me. Non c'è segreti. Però ecco, l'obiettivo che va ribadito sempre è quello di dare una mano ai nostri giovani a diventare cittadini attivi, a guardarsi intorno, a capire quali valori, no, devono rispettare, qual è il contributo che gli si chiede e nel frattempo anche a fare qualche cosa di reale, di concreto, anche di manuale. Per questo le associazioni ci aiutano tantissimo in questo progetto, perché ci stanno a fianco mentre lo facciamo con gli handyman e con le altre figure di cui adesso parleremo e questo fa davvero comunità. Mi sento di chiudere in questa maniera tutti i progetti che fa il CSV. Questo in particolare porta verso la creazione di una comunità. E non so se voleva aggiungere qualcosa Immacolata. Sì. E poi andiamo. Buongiorno a tutti. Allora, siamo alla terza edizione del Ci sto a fare fatica. La struttura regionale supporterà ovviamente e coordinerà il CSV Marche nella gestione di questa iniziativa progettuale, che speriamo abbia ancora più partecipanti rispetto alle edizioni precedenti, sia perché crediamo molto in questo progetto, un progetto di cittadinanza attiva, di responsabilizzazione civica e sociale dei giovani, ma anche una modalità, diciamo, di fare relazioni tra giovani. Riducendo il limite di età, quindi in questo caso avremo la possibilità anche di valutare l'opportunità di coinvolgere direttamente gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che avranno quindi la possibilità di coinvolgere tutte le cinque classi di studio in questa attività progettuale. Bene comune che quindi potrà essere sia un bene di un ente locale, ma anche un bene dell'istituto scolastico stesso. Queste iniziative quindi, che verranno a svolgersi nel periodo estivo, potranno inserirsi in quelle iniziative progettuali, attività progettuali che anche gli istituti scolastici stanno programmando e realizzando come summer camp o come modello, diciamo, di tra virgolette alternanza scuola-lavoro, perché appunto durante queste due settimane di stare insieme, di lavorare insieme, si riesce sia a prendersi cura di un bene comune, ma anche a scoprire le relazioni sociali e a imparare un mestiere che verrà riconosciuto attraverso l'erogazione di questo buono fatica. L'appuntamento per tutti è per il 16 maggio, quindi a Ridotto delle Muse, dove ci sarà, diciamo, sia poi lascio alle colleghe del CSV la parola per maggiori dettagli. Il 16 maggio quindi ci sarà sia la presentazione dei risultati dell'edizione 2023 che l'iniziativa progettuale 2024 definita più nel dettaglio. Passo la parola. Gruppo durante tutta l'attività della settimana, dentro quelle che sono state poi appunto le attività organizzate e predisposte con i vari enti locali che aderiscono poi al progetto stesso. In collaborazione durante la settimana operativa ci potrà essere un handyman, ovvero una figura di una persona tuttofare che in qualche modo può insegnare e trasmettere quelle che sono competenze manuali, pratiche,
alle nuove generazioni e seguire quindi i ragazzi all'interno di questo percorso che faranno durante i 5 giorni della settimana. La figura, queste tre figure che si alternano nel progetto, quindi giovani dai 14 ai 21, dai 22 ai 35 più gli handyman, favoriscono questo percorso intergenerazionale e quindi a livello anche sociale diventa un discorso interessante proprio di passaggio di competenze, di comunicazione, di rete, di socializzazione e sicuramente, come diceva Simone, in quanto GS Vumarche, noi diamo sostegno agli enti del terzo settore, alle nostre associazioni, dei nostri territori, quindi è interessante, no? Far avvicinare, in qualche modo creare questo ponte, sì, nella cittadinanza attiva, faccio notare che nel logo ci sono degli omini che sostengono questi pezzettini di puzzle, quindi in qualche modo se la vogliamo immaginare come un grande puzzle la nostra comunità, ecco, noi stiamo costruendo pezzettino dopo pezzettino questo bene comune e è interessante che ci sia questa prospettiva di apertura perché il giovane in qualche modo può essere stimolato a capire che il territorio gli appartiene, ne è protagonista e che può veramente fare la differenza all'interno della propria comunità come soggetto e come cittadino. Altre cose, lascio la parola alla mia collega Chiara. E aggiungo semplicemente alcune date che sappiamo essere certe per ora. Apertura della piattaforma di iscrizione per i ragazzi dai 14 ai 21 anni sarà il 15 maggio e tornando a ritroso il 15 aprile invece apriremo le adesioni per i tutor, quindi per i ragazzi più grandi che seguiranno le squadre e tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito del CSU Vumarche e inviate poi ai vari enti che potranno partecipare e quindi rinnoviamo l'invito per il 16 maggio invece per il Rito del Muse dove presenteremo insomma, i risultati della scorsa edizione e le novità di quest'anno. I comuni da quando possono aderire? I comuni lo valutavamo adesso con l'assessore. Già direi di sì, dopo lavoriamo sulle scuole, no? Ok, esatto. Sì, siamo tutti d'accordo. Siamo d'accordo. Sì, adesso facciamo la domanda. Il ragazzo la scuola, fai domanda per la scuola. Ok. Penso che per i comuni andrà fatto come è stato fatto prima, sì, giusto? Ecco. Sì, sì. Poi per le scuole troviamo una formula. Il dirigente scolastico, non so. Il direttore dell'ufficio scolastico. Il dirigente scolastico, cioè non fa la domanda. Ah, per forza, sì, sì, è l'ente della scuola, sì, sì. Poi definiremo i dettagli nel particolare. Poi se c'è bisogno, insomma, ci sentiamo per qualcosa, insomma, perché tanto è questa una cosa, è una novità, insomma, quest'anno, perché avendo ampliato la fascia, insomma, come era giusto dire, vediamo insomma questa modalità, sicuramente un modo anche per intercettare più ragazzi ancora, no? Sì, sulla. Fa gestita meglio insieme. Vabbè, ma voi siete, come dire, esperti su questo, come supporto. Tanto non penso che ci saranno domande. Posso aggiungere una cosa? Le attività verranno comunque postate anche sui social, quindi il progetto ci sa fare fatica. C'ha i suoi canali social su Facebook, Instagram e da quest'anno apriremo anche il canale TikTok. Perché comunque insomma sappiamo che è il canale un po' di lezione per il nostro target, per i più giovani e quindi insomma avranno messe foto, video, vogliamo anche dal lato della comunicazione cercare ancora di più di coinvolgere i giovani anche nella produzione proprio di contenuti, no? Certo. Quindi magari reel, le stories, ci insegna. Esatto. Quindi stiamo adesso pensando a come. Bene, sì, bella. Sulla TikTok? Sì, sì. Io sono subito il follow. Segui subito. Assolutamente, sì. Ce l'ho tutti i nuovi. Vabbè che ormai anche TikTok è trasversale, cioè era nato proprio per i target giovanissimi, ma adesso anche. No, però ho visto che c'ha parecchio, sì, sì. Cioè i ragazzi oggi sono molto più, stanno molto più dietro a TikTok, in primis e Instagram. Sì. Già Facebook è un po' di un'altra fascia. Quindi io lo vedo, insomma, monitorando le mie attività nei vari social, insomma. Così. Quindi dobbiamo essere proprio presenti ovunque perché per raggiungere
più persone possibili. Luigino, tu ce l'hai un profilo TikTok? Sì. Grazie a tutti. Grazie mille. Ora con Serena, vediamo se ce la prendere qualcosa.